Realizzare un portacellulare fai da te è molto più semplice di quanto si pensi. Ecco alcune idee creative da cui prendere spunto. Chi ama realizzare dei lavori con le proprie mani avrà sicuramente pensato almeno una volta alla possibilità di creare un portacellulare fai da te. Dopotutto, lo smartphone è ormai un compagno di vita costante che si ha l'abitudine di lasciare spesso in giro, arrivando persino a perderlo più volte al giorno. Un problema a cui si potrebbe trovare una soluzione, proprio dando vita a supporti adatti a sostenerlo e a tenerlo bene in vista. Scopriamo alcuni modi creativi per realizzarne di semplici e comunque utili allo scopo. Una delle idee più utili per avere sempre lo smartphone sotto gli occhi è quello di realizzare un portacellulare in legno fai da te. Per farlo, basta procurarsi due piccoli pezzi di legno da fissare tra loro creando una sorta di L. Posizionandola a testa in giù, si dovrà poi creare uno schienale con un terzo pezzo di legno, in modo da supportare il telefono. Ovviamente, per comodità, è consigliabile applicare anche un foro abbastanza largo sull'L di legno per far passare i cavi della ricarica. In questo modo si darà vita a una postazione pratica e utile da tenere sempre ben in vista. Seguendo la stessa tecnica, si può dar vita anche ad un portacellulare fai da te in cartone. Sul web, a riguardo, ci sono diversi video tutorial che spiegano come fare. Per chi si trova ad avere necessità di un posto dove tenere il cellulare in macchina, si può realizzare qualcosa di molto semplice, dando così vita ad un portacellulare da auto. Si può, ad esempio, usare una ventosa da incollare ad una base di legno da fissare in auto e alla quale attaccare il proprio smartphone. Anche delle semplici clip sostenute con delle molle possono essere utili per posizionare il telefono sul cruscotto. Il rischio, però, è quello di vederlo scivolare in giro durante le curve. Un'alternativa, che si può applicare in auto o quando si è in giro, è invece quella di creare un portacellulare in stoffa. Basta cucire una piccola borsa o un sacchettino con un cordino per poterlo appendere ad una ventosa da attaccare dove si vuole, o a cui cucire una tracolla per portare il telefono sempre con sé.